Ciao a tutti e benvenuti sulla mia pagina La Guata della Natura. Per chi mi segue da un po' sa che lo sciamanesimo mi accompagna e quindi ovviamente se siete qua accompagna anche un po' voi ed è giusto condividere come i nostri avi hanno condiviso questa saggezza che tutt'oggi ci è pervenuta ed è giusto continuare a tramandarla. Lo sapete che lo sciamanesimo non è una religione ma è una pratica. Ed essendo di rivelazione diretta, non ci sono tramite, quindi siamo fisicamente noi e l'energia divina, che l'energia cosmica, l'energia come lo chiamavano i nativi americani, il grande mistero, quindi questa energia che ci circonda, ci avvolge e quindi siamo noi che ci interfacciamo con il mondo invisibile, quindi con tutto ciò che è al di là del buio, quindi al di là della materia, quindi lo sciamano è colui che vede nel buio. Tutti voi potete diventare sciamani, tutti noi possiamo diventare sciamani e quindi intraprendere questo viaggio all'interno del mondo invisibile e avere una rivelazione diretta direttamente noi. Quindi è bello poter intraprendere questo viaggio ed è bello potersi affidare a coloro che ci accompagneranno. Ovviamente per iniziare questo viaggio bisognerà avere quelle linee guida, semplicemente di inizio, ma non perché lo sciamanesimo abbia delle regole, perché sappiamo essere molto, dove regna molto la libertà. Ma semplicemente avere un approccio giusto, quindi avere quel metodo che ci consente di avviare un viaggio, di portarlo a termine. Ecco perché oggi volevo condividere con voi questi due libri. Stesso autore, in realtà dovrei metterli così, questo è il primo e questo è il secondo. Stesso autore, uno sciamano italiano di nome Josué Stavros, che apprezzo molto aver scelto lo stesso animale totem per entrambi i libri, e che scrive in maniera molto semplice, ma che riesce ad approfondire molto gli argomenti. Il primo libro, appunto, con questa bellissima tigre bianca, è un po' più introduttivo, è un po' più teorico, se vogliamo usare il termine, perché ci appunto addentra al mondo sciamanico e quindi anche l'indice ci mostra appunto capitolo 1 le iniziazioni, conoscete stessi i regni invisibili, gli spiriti aiutanti, il viaggio sciamanico e poi abbiamo la ruota, gli spiriti degli elementi, gli oggetti di potere, il campo energetico, come ricaricare il campo energetico e diventare guerrieri di luce. E quindi abbiamo più una parte teorica in cui appunto inizia in un certo qual modo il mondo sciamanico. Per chi è alle prime armi è un libro molto consigliato perché appunto lui scrive in maniera semplice, in maniera chiara e fa anche un sacco di video su YouTube, per cui chi è interessato a vedere chi è lo può andare a vedere e però in maniera semplice e chiara ma non denigrante, quindi sicuramente risalta tutte le caratteristiche dello sciamanesimo, le prende per tutte le sue sfaccettature, quindi le sviluppa e quindi approfondisce anche quegli argomenti che magari possono essere un po' impegnativi. Come ogni pratica, ovviamente più si approfondisce, più viene il bello da un certo punto di vista e quindi però viene anche l'impegno. Quindi avere un libro per cui magari appunto chi ha le prime armi, avere un libro comprensibile da tutti, quindi avere un libro che ci insegna la base è un buon inizio. E invece il secondo, appunto, già il nome guarigione sciamanica ci fa capire che in realtà andiamo un po' ad approfondire quello che è l'argomento sciamanesimo e quindi andiamo a toccare con mano proprio quello che è la pratica sciamanica e quindi come poter aiutare, come poter iniziare il viaggio, come poter aiutare durante
una guarigione, appunto guarigione sciamanica, e quindi anche, insegna anche alcuni metodi. L'indice, anche questo, non mi ricordo mai se inizio o alla fine, scusate, e l'indice, anche questo, appunto il viaggio sciamanico parte subito con quello che è la pratica, il diario sciamanico, il potere della visualizzazione, la guarigione sciamanica, l'estrazione sciamanica, il recupero dell'anima, l'accompagnamento dei defunti, la deposizione sciamanica, guarire attraverso il mito, la via del guerriero di luce, il canto dell'anima. Quindi abbiamo i primissimi capitoli in cui andiamo proprio a toccare con mano quello che è la guarigione sciamanica, e quindi ovviamente quello che che uno sciamano dovrebbe fare affinché si possa guarire lo spirito, e poi abbiamo appunto qualche altro approfondimento in più che ci regala l'autore. Sono due libri entrambi scritti, come dicevo prima, molto chiaramente, molto semplicemente, ma anche che vanno a toccare nel vivo proprio quello che è la pratica sciamanica. Quindi consigliati assolutamente per chi vuole capire il mondo sciamanico, per chi vuole approcciarsi al mondo sciamanico e per chi vuole avviare questa conoscenza, anche per sapere se lo sciamanesimo può entrare nella parte concreta del quotidiano, oppure semplicemente è così un bagaglio culturale maggiore, ma magari ispirano più altre pratiche. Lo sciamanesimo, sappiamo, è un po' quello che accompagna l'uomo da quando ha toccato sulla terra, ma viviamo anche in una società che ci ha permesso, questo sì, di avere conoscenze ampie su tutto il globo. Quindi abbiamo anche l'orientale, abbiamo anche altre pratiche, magari più nordiche, più con miscugli, come la New Age ci ha insegnato, e quindi poi ognuno deve ovviamente sentire la pratica che può aiutarlo nell'evoluzione. Quindi vi consiglio di leggerli in maniera spassionata, per chi ovviamente è ancora indeciso, e per appunto non avere alcun tabù, perché a volte si scambia lo sciamanesimo come una religione e quindi come un qualcosa di dogmatico, e in realtà così non è. E quindi avviare una lettura un po' più, li metti in ordine, avviare una lettura un po' più approfondita è sicuramente un buon inizio. Grazie per avermi seguito, grazie per aver contribuito in un qualche modo anche voi al mondo sciamanico, e spero che il vostro sentiero sacro possa essere sempre ben visibile, e quindi spero che voi possiate camminare verso la luce. Questo è il mio augurio per voi. Vi ringrazio di avermi seguito e al prossimo video.